Buonasera a tutti, sono Manuel Vito e benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama Manuel Tarocchi e Spiritualità. Allora, quest'oggi ho deciso di fare questo video per raccontarvi una storia di un grande mago. Questo mago si chiama San Cipriano, che prima che si è convertito al cristianesimo, ma prima di convertirsi era un grandissimo mago che ha svolto tantissimi incantesimi e diciamo che ha scritto anche molti testi. Ma prima di iniziare partiamo dalla base principale. Allora, San Cipriano è nato ad Antiochia, che era un paese situato tra l'Arabia e la Siria. Allora, San Cipriano è nato da un padre molto ricco e autorevole. Quindi, poi lui, fino all'età di 30 anni, ha svolto l'operazione, il ruolo di mago, diciamo, non l'operazione, il ruolo di mago. Allora, su di lui sono stati scritti molti libri. Innanzitutto, che sono stati dichiarati come originali, ma ancora oggi il vero libro di San Cipriano non è molto difficile da trovare perché sono dei testi molto antichi. Si racconta che addirittura il suo primo libro era stato scritto in Bergamena, che c'erano delle carni umane, no? Quindi figuriamoci. Allora, passiamo al punto centrale di questa storia. Allora, no? San Cipriano è stato un grande mago che ha fatto numerosi sortileggi, incantesimi, rituali, e ha scritto anche molti libri, e soprattutto aveva il pieno controllo degli spiriti, soprattutto di quelli infernali. Allora, e praticamente, come è successo che lui si è convertito? Allora, praticamente un giorno il giovane ha conosciuto un'altra fanciulla che si chiama Giustina. Allora, che era molto graziosa e molto bella come persona, no? Allora, praticamente è nata praticamente da genitori anch'essa molto ricca, ed era di religione pagana. Ah, il giovane che si è innamorato di lei si chiama Aglaide. Allora, un giorno si sono incontrati e si sono innamorati, però praticamente è successa una cosa, no? Che prima questa giovane Giustina era praticamente di religione neopagana, no? Ma poi, mentre un giorno ascoltava un vescovo che predicava la messa, ha sentito la vocazione di convertirsi, no, al cristianesimo, ed era diventata devota alla Vergine Maria. Praticamente, il giovane Aglaide ha avuto molti rifiuti da parte di questa persona, di questa ragazza Giustina, perché praticamente si era convertita e aveva fatto questa promessa, no? Allora, un giorno praticamente Aglaide, in preda alla disperazione, fece ricorso al grande mago San Cipriano, no? Allora, praticamente che
Lui ha fatto su questa ragazza Giustina migliaia di incantesimi, uno dei più potenti, no? E niente, era una cosa che era un'operazione magica che non poteva passare su questa ragazza, appunto perché c'era la compassione a Maria, ma poi alla Vergine Maria, ma poi praticamente sulla mano destra lei aveva la croce di San Bernardo, no? Che solo lei da sola bastava respingere qualsiasi forma di maleficio e malizia su questa ragazzina, Giustina. Allora, praticamente, poi la cosa principale che è successo praticamente che San Cipriano si è visto vincere. La sua volontà è stata vinta dalla ragazza Giustiniana, no? Che quindi in preda a questa disonore, chiamiamolo così, vergogna da parte di San Cipriano, ha ricorso praticamente al genio di Aveno, che praticamente era Lucifero, no? E gli ha detto: dimmi che cosa, quale amuleto, talismano, proteggi questa ragazza, come fa a respingere la mia diciamo la mia forza a livello esoterico? Non basta, come mai? Allora, rispose Lucifero: ti farò sapere. Poi è arrivato al punto che gli ha detto: mi dispiace, ma questa ragazza non può essere toccata, perché praticamente oltre a essere devota alla Vergine Maria c'è il Dio dei cristiani che la protegge. Praticamente era il Signore che la proteggeva anche la ragazza Giustina, no? E quindi San Cipriano praticamente in preda a questa rabbia gli ha detto a Lucifero: ah, se è così, dice, da oggi io ti rinnego praticamente, no? L'ha rinnegato. Ed è praticamente ha corso per diventare il santo, no? Ha fatto poi la gavetta ed è così è diventato santo. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete bisogno di qualsiasi informazione, mi potete contattare alla mia email che è nero84231@gmail.com, oppure li potete scrivere sulla mia pagina Facebook che si chiama Magia Non Solo, o direttamente potete iscrivervi se vi fa piacere sul mio gruppo Facebook che si chiama Magia Non Solo Gruppo. Però praticamente per cortesia se vi dovete iscrivere sul mio gruppo fatelo, ma con profilo reale. Non fake, perché sul mio gruppo profili fake non ne faccio entrare, non accetto, perché poi si crea una grandissima confusione e a me non mi va sinceramente. Allora, se non siete ancora iscritti al canale e vi fa piacere, fatelo e attivate la campanella, così ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video sarete avvisati. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like che mi fa piacere. Se volete commentare e scambiare qualche opinione, sempre in maniera educata e rispettosa, potete farlo, perché almeno vediamo chi è attivo, chi segue di più. Allora, mi rendo anche conto io. Ah, vi volevo chiedere anche un'altra cosa. Per il fatto degli interattivi basati sulla cartomanzia, se mi volete dare anche qualche idea su una vostra situazione che vi sta a cuore, che vi sta turbando, potete scriverlo sui commenti voi, così prendiamo un po' di confidenza e iniziamo a interagire, perché sono pochi i commenti fino ad ora che mi arrivano praticamente, no? Allora, un abbraccio, vi do appuntamento alla prossima, buonanotte da Manu, ciao ciao.